Era vivo, cade sotto i colpi della Turris di Caneo, una sconfitta per 2-0, entrambi i gol maturati nel corso del primo tempo. Sconfitta che alla fine ci può assolutamente stare, non siamo qui a recriminare per una sconfitta in casa di una squadra che attualmente è seconda in classifica a pari merito con Palermo e Monopoli, quale la Turris, sì, scusate, con Avellino e Monopoli, quale la Turris. Assolutamente. Poco da dire, una partita complicata fin dall'inizio, fin dalle premesse, andare, ripeto, a Torre del Greco a ipotizzare di fare i 3 punti. Certo, l'obiettivo era quello, però anche poco realistico. Alla fine, un primo tempo dove loro passano in doppio vantaggio con il gol di Tascone sul calcio di rigore dopo 8 minuti, e poi Leonetti, ex Matelica, quando ancora il fu Matelica, perché adesso è ancora Matelica. Leonetti sta facendo una grandissima stagione, così come i vari attaccanti che hanno un reparto offensivo, la Turris veramente invidiabile. Ha preso anche Sbraga dietro, ex Avellino, ha rinforzato anche la difesa ed è una squadra che se la può lottare fino all'ultimo per essere protagonista in questo girone. Ha veramente una formazione importante che gioca bene e che può assolutamente continuerà sicuramente così. Detto questo, si è permesso l'uso di tenere anche un giocatore come Giannone in panchina, quindi per farvi capire come c'è una squadra veramente completa. Quindi per i resti di D'Agostino era una trasferta molto difficile, molto ostica. Una Vibonese che tra l'altro, al di là poi del risultato, è scesa in campo con un 3-5-2, con anche i nuovi acquisti in campo, acquisti comunque che secondo me possono fare bene e possono risultare utili in ottica salvezza. Marson tra i pali, linea difensiva composta da Carosso, Suager e Risaliti, quindi due terzi cambiati. Rispetto comunque alle ultime formazioni, prima dei colpi di mercato. Grillo a sinistra, a destra invece non è arrivato Corsi. A centrocampo Gironese Cattaneobasso con Spina e Volpe lì davanti. Quindi questa è la formazione. Al di là di questo, ripeto, è arrivata stessa una sconfitta pesante poi in termini di classifica, perché siamo comunque ultimi a pari punti con il Potenza a 15 punti. Però le altre fortunatamente non hanno fatto granché, perché la CR Messina ha pareggiato in casa con il Piceno, la Fidelis Sandro e il Potenza hanno perso. Quindi diciamo che il playout in casa ancora dista 3 punti. È vero che adesso il Monterosi è a meno 9, quindi il Monterosi che attualmente è in zona salvezza è meno 9, quindi sono tantissimi punti di distacco, però io credo che in questo momento l'obiettivo debba essere quello di cercare di approdare i playout e poi giocarsela lì fino all'ultimo. Questo è. Che poi, tra l'altro, non so neanche se ci siano i playout in casa in Serie C, perché è data ritorno, mi sembra, adesso che ci penso, quindi non c'è neanche il discorso del dilettantismo del playout in casa o in trasferta. Quindi, vabbè, ma a parte questo, sicuramente l'obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile in griglia playout. Speriamo di poterci riuscire. Prossima giornata, che sarà tra l'altro mercoledì, in casa contro la Virtus Francavilla, una partita molto, molto ostica contro una squadra che attualmente è quinta in classifica, sta facendo un grandissimo campionato, come poi ogni anno. È sempre, nonostante che cambiano allenatori, Taurino, Colombo, chi per essi, riescono sempre a fare bene e attualmente, ripeto, veramente sta facendo un ottimo campionato. Quindi partita difficilissima a razza, ma fondamentale sarà ottenere più punti possibili per centrare la salvezza. A questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!